Allora, sono qua in SolidWorks nello studio precedente e adesso io posso andare a cancellare questa massa remota, ok? Dunque posso tasto destro sulla massa remota e faccio cancella e cancello tutto, ok? E dunque dovrei ripetere l'analisi e naturalmente poi mi escerebbe questo, ok? Però io volevo adesso vedere di fare una modifica, cioè vado sul mio modello, tasto destro, modifica e qui metto un offset. Ok, e di 20, 21, quello che è, 25, facciamo anche 30. 30. Ok, a questo punto devo far riandare l'analisi statica e posso anche poi prevedere di nuovo di fare questa massa, questa massa remota, ok? Difatti rifaccio quello che avevo fatto prima, tasto destro, tratta come massa remota e metto sempre questa superficie qui, ok? E clicco in questo modo qua. Faccio andare di nuovo l'analisi, esegui e questo qua mi farà di nuovo l'analisi, ok? Velocemente. Ok. Niente, ecco, semplicemente per dire che questa massa remota effettivamente può essere anche staccata dal pezzo, non è necessario che, come nel video precedente, l'avevo fatta attaccata, dunque può essere anche staccata. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.